festa e adesso la Supercoppa. Come sta il Padova? Sì, molte defezioni, come ho visto che ce l'ha anche il Livorno, è normale quando arrivi a un traguardo che lo centri, chiaramente ti arrivano tutti i dolori addosso e quindi molti hanno avuto qualche dolorino, che avevano stretto i denti durante l'anno e adesso è giusto anche che recuperino. Noi siamo consapevoli che vogliamo cercare di vincere e quindi si andranno in campo sempre quelli che alla settimana si sono allenati meglio, che siano un po' più giovani, ma va bene lo stesso. Chi non sarà dalla partita sicuramente? Pinzi, Mandorlini, Trevor, che ha preso una botta ieri che non è stata benissimo, quindi spero che almeno venga in panchina. Sarno, Guidone, Liozzi, Mazzocco. E vediamo Bellemo, che ha preso questa botta, questa amichevole giovedì, e non lo so come sta. Vabbè, buon per gli altri, perché insomma è una bella occasione. No, buon per gli altri no, ma tanto... No, buon per gli altri giocatori che non giocavano spesso, no, gli altri, sicuramente... gli altri hanno i loro problemi, lasciamoli a loro. No, buon per gli altri, io dicevo proprio intendevo i miei, no. Tanto chi, anche se stavano bene, ma correvano più gli altri, davano più situazione di cercare di vincere la partita, e qui gioca sempre chi merita, questo lo sanno i giocatori, quindi... Se i giovani coglievano l'occasione lo sapevano, e perché no, in queste partite si vede anche i giocatori che possono rimanere nella rosa futura. E quindi è un bel test, è una partita che insomma sì, vale per la Supercoppa, però non c'era quella pressione del campionato, o gliel'ha messa lo stesso questa settimana? No, io penso che il calcio non esista senza pressione, quando dici che giochi senza pressione viene da dire che siano scapole mogliate. È chiaro che non è pressione, ma concentrazione, io la chiamo sempre concentrazione. Concentrazione bisogna farla quando veniamo qui dentro, la voglio massima, se no preferisco dire, mi dicano che c'ho male e stiano fuori, perché quando veniamo qui fino all'ultimo allenamento non gli concederò niente, loro lo sanno. Poi c'è il momento di festeggiare ed è giusto che festeggino tutte le sere, che vadino tutti insieme a gioire, perché hanno fatto un traguardo importante e ora cominciano a capirlo anche la gente, la società, i giocatori stessi e io. Però poi quando si viene qua dentro non si può scherzare, perché il calcio è una cosa seria, è fatto di motivazione, è fatto di ottenere dei risultati, e domani è un risultato importante, cioè vincere con Livorno. Perché no? Livorno è una bella squadra, insomma, se a confrontarsi anche con una squadra già come il Padova, ben attrezzata. Sì, ha molti giocatori esperti, però anche loro ho letto che molti giocatori non verranno convocati, perché proprio gli saranno venuti anche loro questi problemini, mi viene da dire Valiani, ho letto, Luci, il portiere, Mazzoni. E il difensore centrale, cioè, anche loro hanno qualche problema ed è normale, però io poi in casa degli altri non ho mai guardato e non ci guardo neanche adesso, io devo guardare i miei. Oggi faremo l'ultima rifinitura e cercherò di mettere gli 11 migliori, che siano 11 giovani, che siano 11 vecchi, dovranno essere i migliori per cercare che il Padova vinca questa partita e poi cercarci di andare a giocare a Lecce le nostre chance per vincere. Tanti ex da una parte all'altra, ritrovo anche avvantaggiato che l'hai anche allenato a Bologna. Sì, l'ho allenato, un giocatore secondo me di fuori categoria per la Serie C, infatti mi sembra che ha fatto parecchi gol, giocatore con delle potenzialità enormi che non è riuscito a trasformarle in una carriera superiore a quella che poteva fare, che nonostante tutto ha fatto un'ottima carriera, ma secondo me poteva giocare anche in categoria superiore, e quindi un giocatore da temere, perché da un momento a quell'altro si accende e tira in porta e fa gol. Mi è sembrato proprio domenica che da 30 metri ha preso la palla, ha tirato e l'ha messa lì in croce. Quindi è un giocatore da temere. Però ci siamo anche noi, abbiamo dei giovani che stanno cominciando a crescere, ci abbiamo quelli che vogliono vedere di meritare ancora di più la vittoria del campionato, e quindi anche noi ci faremo valere domani. Anche perché poi è l'ultima partita domani che si fa in casa, quindi è uno stimolo in più, no? Congedarsi dai propri tifosi. Sì, sì, una, certo, bella prestazione. Sì, è una bella prestazione sicura, perché la differenza dell'inizio di questa squadra sta proprio anche nelle prestazioni quando siamo andati a fare l'amichevole. Io mi ricordo che all'inizio, quando andavo a fare l'amichevole, era un'arrabbiatura, ecco perché ne ho fatte poche. Mercoledì o giovedì, non so quanto abbiamo giocato, ho visto una squadra cresciuta anche sotto questo punto di vista, perché quando si va in campo prima si mette a frutto quello che abbiamo provato nei giorni precedenti per 20-25 minuti, poi si gestisce, e nella partita contro il Mestrino hanno fatto quello che io volevo, perché i primi 25 minuti hanno dato un'impronta e poi hanno cominciato a girare la palla come il secondo tempo. A proposito di giovani di cui parlavamo prima, stavo notando domenica che l'ultima parte della partita
praticamente c'era a metà squadra Under 21, Ravanelli, Zambataro, Piovanello, Cisco. Insomma, è uno degli aspetti più positivi questo della stagione, aver proprio contribuito a lanciare tanti giovani che poi possono rappresentare anche un'ottima base per l'anno prossimo. Dicevano che io non lancio giovani, quindi evidentemente qualcuno avrà sbagliato, no? Lo dicono in continuazione che io non faccio giocare giovani, proprio l'incontrario. Io tutti gli anni lancio sempre 3-4 giovani. È proprio questo che secondo me si è creato anche le basi, come hai detto te, per un futuro importante, perché questi giocatori qui possono avere una crescita incredibile. Già hanno dato un'impronta, secondo me, in quest'anno importante. E poi i giovani sono strani, da un momento a quell'altro ti possono esplodere, come possono perdersi. E quindi penso che avere creato una mentalità con questi giovani sia importante, perché poi in queste partite, che la Serie B non è finita come il 2 maggio, come noi, la Serie B dura ancora, quando c'è questi soli forti qua, chi ha più birra e ha più freschezza, molte volte la vince. Io ho visto stamattina una partita, Cesena-Parma, Castori ha vinto la partita quando nel secondo tempo ha messo tutti i giovani, gente di gamba, Dalmonte, Moncini, Chirico, gente di gamba, e ha spaccato la partita in 10 minuti e l'ha vinta. Quindi cosa vuol dire? Che in queste situazioni la gamba è più importante molte volte che la qualità, perché adesso la qualità molte volte viene mascherata dal fatto dell'organizzazione della squadra e dal patto fisico che c'è in Serie B. Restando che insomma il campionato ormai è in archivio e quello era l'obiettivo principale, quanto ne avete ancora da spendere per fare queste due partite? Insomma, Supercoppa credo che comunque sia comunque un traguardo che poi si arriva. Beh, se tenete, no? Se fosse che il campionato fosse in bilico, noi potremmo giocare ancora due partite senza crearci problemi. Okay. Questo te lo posso assicurare, noi potremmo andare avanti all'infinito e i giocatori sono veramente preparati. Mi deve dire che chi vede gli ultimi allenamenti vede una squadra che ha voglia di giocare. Poi è chiaro che l'intensità è un po' minore, la durata è un po' minore proprio perché non c'è l'obiettivo importante, però noi sotto il fatto della condizione abbiamo visto anche domenica col Gubbio, mi sembra che qualche volta siamo anche frenati perché mi sembrava che eravamo un passo un po' superiore. E la cosa bella l'ha detta il ragazzo che è in prova adesso, quel ragazzo che c'è in prova, ha detto: quei giocatori del Padova vanno troppo forte rispetto a me, e quindi vuol dire che c'è ancora una grande condizione. Senti, invece abbiamo visto sia contro il Gubbio nel finale che questa settimana che stai provando Zambataro come mezzala, nuovo esperimento. Secondo me potrebbe avere una grande prospettiva di carriera lì, è chiaro che va lavorato dall'inizio, perché ha quelle qualità che le mezzale di grande spessore, di grande livello hanno, cioè saltare l'uomo nei primi passi, avere un attacco alla porta veloce come hanno poi i terzini. E quindi potrebbe averla. Sta solo a me, a lui, fargli capire a lui i movimenti e lui recepirli, perché un conto avere la linea e di là non c'è nessuno, a meno che il guardalinea non ti fa un'entrata. Lì hai sia a destra che a sinistra i giocatori che ti possono portare via la palla, quindi la posizione del corpo deve essere differente ed essere più veloce la testa nel ricevere, stoppare la palla e darla. Però l'ho visto una buona predisposizione. E quindi può darsi che anche domani lui sia una mezzala nel Padova di quello di domani contro il lavoro, quindi vi ho dato anche uno spunto per domani. In porta c'è Bindi o Merelli? No, no. Ecco, se Bindi sta bene, gioca Bindi, perché mi sembra anche giusto, perché è un traguardo che abbiamo raggiunto. Ieri ha avuto, insomma, a forza di calciare, stamattina mi ha detto che è un po' faticato, però vediamo l'allenamento di oggi, però penso che non ci siano problemi. In linea di massima, la formazione che si è vista ieri potrebbe essere quella? Ieri adesso io non me la ricordo perché sai che tutti i giorni l'ha rivolto. Allora, la linea difensiva sì. Salviato, c'era Ravanelli, Cappello. La linea difensiva sì. Zambataro, Serena, Bellingheri, Pulsetti dietro Marcandella, Cappello. Potrebbe essere con l'inventivo di stanotte oggi di due giocatori. È chiaro che sono nel reparto di centrocampo o davanti. Senti, ma che partita ti aspetti domani comunque con Livorno? No, lo sanno che non mi c'è partita vera. Lo sanno che a me. Partita a parte nostra, sì, vera. Lo sanno, mi devono far arrabbiare perché c'ho un gruppo eccezionale, c'ho degli uomini veri, quindi le ringrazierò anche adesso. Mi viene da dire grazie per quello che mi hanno dato, tutta la vittoria del campionato, mi hanno dato la loro massima disponibilità, perché so che anche ieri molti li ho ripresi, perché sbagliavano un passaggio, uno stop.
e quindi lo sanno, se mi danno la possibilità di giocare devono darmi il massimo, e quindi domani è il massimo. Noi dobbiamo in campo per scendere, per vincere. Questa è la mentalità, che non si costruisce anche vincendo con un campionato, bisogna proseguire, quindi bisogna sempre mettere qualcosa di più. E quindi anche queste partite bisogna prendere con lo spirito giusto, perché insegnano sempre qualcosa. Quindi domani scendiamo in campo, prima di tutto per onorare noi stessi per la vittoria del campionato e cercare di vincere contro le prime. Onorare la società che fino adesso non ci ha fatto mancare nulla, e poi i tifosi che ci verranno a vedere. Perché non dobbiamo onorare che se ci sono i tifosi a venire a vedere? Quello che dicono, credo che sarà una partita bloccata comunque, anche il Livorno credo che non ci aspetta, no, un Livorno che sta dietro, voglio non, dire. Non che... lo so, io abbiamo preparato la partita come se fosse la partita con il campionato, col Gubbio, con il Mestre, con il Pordenone. È chiaro che noi, se pensate che siamo tutti avanti per fare gol, no. Io voglio equilibrio, meno prendiamo gol, tanto siamo stati la miglior difesa dei tre gironi e quindi voglio ancora mantenerla. La squadra deve essere equilibrata, deve mantenere i suoi equilibri, deve fare le sue giocate, deve imparare. Se c'è un caldo così st'altrano ci sarà da soffrire, perché ancora in Serie B sono due partite, pensa se dovesse giocare uno in playoff, andare avanti fino a giugno. Io mi meraviglio adesso, giocano le partite alle 3, alle 4, mi viene da dire come fai, però spero che poi i playoff li giochino la sera, non lo so, io gli orari della Serie B non li ho neanche visti. Però dobbiamo saper soffrire, perché il campionato di Serie B è ancora molto, ma molto più massacrante di quello di Serie C. Quello di Serie C è difficile da vincere, perché ne vince una. Quello di Serie B è massacrante per i tanti turni, per la tanta fisicità e per la lunghezza del campionato, che sono 42 partite. Fai conto, 8 in più di noi, mi sembra. Noi abbiamo fatto 34? Sì, certo. Ecco, quindi 8 in più sono tante, quindi sono tante. Viste le tante assenze, ci sarà qualche Berretti? Perché so che anche loro hanno la partita. No, infatti non ho mai, questa settimana... Io rispetto anche molto degli allenatori del settore giovanile. So che devono preparare una partita importante, perché togliere un giocatore dall'allenamento e non poi portarlo in panchina solo per fare un numero. Questa settimana sono venuti parecchi della Berretti proprio per questo, perché giustamente anche l'allenatore della Berretti, Centurioni, deve preparare la sua partita per cercare di andare avanti nei playoff, e quindi mi sembra giusto rispettare il lavoro. Poi è chiaro che se fosse stata una partita dove noi ci giochevamo il campionato, la priorità era della prima squadra, ma adesso se siamo in 13 faremo con 13. Piovanello quindi... però resta con... No, Piovanello, vabbè, Piovanello è uno della Berretti, però Chiamamento è uno della già ormai acquisito da noi da gennaio. Io ho detto da gennaio me lo prendo io, poi quando serve a loro glielo do, però domani serve anche a noi, anche perché secondo me Piovanello ha delle doti importanti, però ancora non ha smaltito l'attenzione di giocare. Anche mercoledì la partita col Mestrino, dopo 20 minuti ho detto: mister, mi sento bloccato. A lui ancora ha questa tensione di giocare la partita titolare con il Padova, e quindi devo fargliela smaltire piano piano, con minuti, minutaggio, chissà, far partire qualche volta il titolare lui che non se l'aspetta, oppure invece che mezz'ora, 40 minuti, insomma. E voglio fargli arrivare proprio questa paura, perché se anche mercoledì aveva questa tensione, viene da dire, se st'altrano giochiamo a Cittadella un derby, che ci giochiamo qualcosa di importante, lui non può darci niente, invece si deve abituare. E Madonna invece lo porti magari in panchina, tanto per respirare un po' l'aria? Madonna no, perché ancora non so se è stato rimesso in lista, no? E poi non so se è chiuso ancora l'infortunio, è ancora parecchio indietro. Ma vedete che fa la partitella con in famiglia? Non le fa. Cioè, abbiamo un'idea, no, quando fa lezione le fa, ma quando fa la partitella al possesso sanno che non devono mai andare a contrastare. Secondo me è ancora molto indietro. Ieri ha fatto per la prima volta la partita che gli avevo detto che è, ma è indietro, quindi non acceleriamo. Io sono sicuro che Madonna si presenterà in ritiro al pieno della sua efficienza. Scusa, non mi ricordo se c'era Candido tra gli infortunati. No, c'era anche Candido, c'era anche Candido. Sì, c'era anche Candido, non c'era. Sì, ma c'è neanche un altro che adesso mi viene in mente, però c'è anche Candido. Sarno, Candido, neanche in vista del Lecce? No, nessuno. E neanche Guidone. Cioè, la stagione è finita. Guidone, vediamo. Chi speri di recuperare per la prossima, che sia, nell'auspicio che sia tra due settimane? Chi potresti recuperare? Forse Guidone. Basta, né Mandorlini, né... Pinzi, niente? No, ecco, e Pinzi, forse Pinzi. Mazzocco, niente? Mazzocco mi sembra che sia uno stiramentino di primo grado, quindi no, per non rischiare. No, l'unico è Guidone e Pinzi. Forse Trevor, se... No, beh, Trevor sì, ma Trevor la botta, più penso che se domani ci sia bisogno può stringere i denti. Okay. Però penso che non sia niente, ieri è uscito, ma
visto che non ci cambiamo, ho preso un Lopez proprio qui mentre stava calciando e quindi quando c'è il muscolo tirato fa male. La stessa cosa che è successa a Guidone e a Candido, che loro si sono proprio venuti fuori. Sì, l'ematoma. Un ematoma pesante. Pensiamo a lui no, ma non mi ha detto niente oggi, quindi no. Va bene? Grazie. Grazie.